Vediamo le parole chiave che, su cui oggi ci soffermeremo di più. Le altre abbiamo già in qualche modo accennate l'altra volta, quindi vado solo sulle parole in grassetto, reattività fisiologica, controllo delle risposte fisiologiche, aspetto centrale, questi due, lato oscuro, trasmutazioni alchemiche. La maggior parte di voi hanno fatto il percorso di alchimia spirituale, qui in tre slide diciamo come fare le trasmutazioni, quindi voi siete sicuramente molto più avanti rispetto a quello che dirò, però è assolutamente essenziale che chi non ha fatto un lavoro di un certo tipo sul lato oscuro sappia che noi non possiamo gestire nessun tipo di intelligenza emotiva se non facciamo un lavoro sul lato oscuro, dove si nascondono le nostre risorse, i nostri inganni, i nostri inciampi, no? E poi la distinzione tra emozioni inferiori e emozioni superiori, come avevo promesso, l'avremmo riesplorata in maniera un po' più approfondita. E vediamo, partiamo proprio da qui. Emozioni inferiori sono quelle emozioni, quelle che sperimenti tutti i giorni, sostanzialmente non sapendo che nel frattempo te ne attraversano un'infinità senza che tu te ne accorga, perché viaggiano prevalentemente nell'ombra, sono collegate all'attività del pensiero, pensate il pensiero e non solo, diciamo, il pensiero, di pensieri automatici ne produciamo circa 50.000 al giorno, quindi immaginate che le emozioni sono un qualcosa che passa nel nostro circuito, nelle nostre autostrade, nel nostro corpo e lascia tracce, fa modifiche. Sono sostanzialmente sostanze droganti, cioè che creano ciascuno il loro effetto alla macchina e quindi al sistema percettivo, alla nostra sensorialità, alle nostre parti dell'anatomia cerebrale che si attivano o meno, si spengono. Cioè, le emozioni sostanzialmente ci fanno vedere mondi differenti, quindi si producono automaticamente quelle inferiori e sono prodotte proprio dalla nostra personalità, quindi dalla macchina biologica. E non si possono bloccare così, anzi, ti acchiappano e è difficile fare il lavoro durante, no? Man mano che tu hai esperienze di trasmutazione, puoi provare a fare la trasmutazione in diretta se sei molto arrabbiato, molto spaventato, altrimenti non ce la fai. Ce la farai man mano che impari a farlo. Quindi non si possono modulare facilmente mentre si esprimono. Si possono modulare però, come ci testimoniava praticamente Teresa, rimanendo stupita di come lei abbia gestito un turbine emotivo senza percepire appunto le reazioni nella sua interiorità. Cioè, delle cose accadevano, ma lei non c'era una reazione alle cose che accadevano. C'era una reazione molto più placata. Perché succede questo? Perché lei ha lavorato sul terreno e quindi quelle emozioni inferiori non sono modulabili direttamente, ma troveremo i frutti nel tempo. Man mano che noi facciamo questo lavoro di autosservazione sulle emozioni inferiori, che ripeto, sono positive tra virgolette, perché non esistono positive. In questo la macchina biologica, la personalità, considera positive un successo, un traguardo, un amore, un affetto, ma contestualmente, siccome sta nella dualità, sono emozioni inferiori, sono della personalità, contestualmente, se c'è quella positiva, dietro c'è già pronta quella negativa a scoppiare quando la condizione che tiene in piedi l'emozione positiva, cioè che io ho vinto il premio, ho la compagna dei miei sogni, cioè svanisce. Nel momento in cui svanisce, emerge il lato oscuro di quella medaglia e quindi l'emozione negativa. Ma c'era, lavorava nella comunità, ma c'era. Io ho la paura di perdere quella persona, di perdere quel vantaggio, quel posto in carriera, ce l'ho nel momento in cui l'ho avuto. Quindi ecco perché si chiama corpo di dolore, perché comunque alla fine c'è sempre paura di perdere le cose positive. E questo è il labirinto nel quale ci troviamo. Il labirinto qui è questo,
che produce poi labirinti di pensiero, labirinti di comportamenti a loop, eccetera, eccetera. Il labirinto è qui, è proprio uno flipper, tutto automatico, ma noi possiamo intervenire con la consapevolezza. Possiamo intervenire però molto più facilmente, perché lì è un terreno durissimo, difficile, veramente, lavorare sulle emozioni tra esseri umani, tra parenti, tra partner. È durissimo farlo con un certo, con quell'impianto, diciamo, quello della personalità, mentre dal punto di vista animico noi possiamo superare tutte quelle difficoltà con uno schiocco di dito, anche se non ci ha insegnato nessuno. Basta che qualcuno ve lo dica, come lo dico io a tutti, che ve lo ricordi. Guardate che proprio le emozioni fanno stare meglio, che sono quelle superiori, e sono gratis, cioè non dipendono da condizioni, cose che devono succedere, ma da una tua volontà che apra e faccia uscire fuori quell'energia. Energia, stiamo parlando di energie, quindi dobbiamo capire che energie sono. Cioè, come le sento io queste energie? Perché dobbiamo imparare a percepirle. Le energie si contattano attraverso i sensi sottili, i sensi animici, che sono la vista, il tatto, l'udito, perfino l'olfatto, perfino il gusto, sono identici. In più c'è l'internet degli internet, di tutte le sensorialità, che è il sesto senso, l'intuizione, qualcosa che va oltre, no? Cioè una frequenza della coscienza molto alta, quella che ci consente di percepire delle cose di difficile categorizzazione, no? Quindi stiamo parlando di questo mondo, stiamo parlando di un mondo più sottile, con frequenze molto più rarefatte, difficile da percepire. Io non lo so che cosa è successo a voi, come lo direte, quando siete entrati nelle vostre stalle, forse entrare in contatto con la paura, con le rabbie, seppur nell'ombra, l'avete sentite. Se magari vi avvicinate ai cavalli della felicità, non riuscite a sentire, magari in un punto del corpo, una rabbia, un dolore, riuscite a trovarla, ma una gioia la trovate difficilmente in un punto del corpo. Ecco, sto parlando di questo, cioè quanto peso riusciamo a dare con la nostra consapevolezza a qualcosa che di peso fisico ne ha molto di meno. Quindi l'impatto è molto più forte per la mente inferiore, quando siamo nelle emozioni inferiori, ma per la mente superiore entrare in contatto con le emozioni superiori è possibile, ed è qualcosa, man mano che noi alleniamo la mente superiore, è qualcosa di ancora più forte, è rarefatto, è più leggera la frequenza, ma è più potente, molto più potente. Allora dobbiamo incominciare a calibrare anche il nostro parametro di definizione della forza. Qui cambia, qui siamo in energie superiori. E le emozioni superiori sono volontarie. Guarda un po', deriva la nostra salute da lì, eh? Ma salute in senso olistico, non so, fisico. Tutta sta attenzione sulla salute fisica. E sono emozioni rilasciate dall'apertura di cuore. Dove? Con l'apertura di cuore, sapete, non è che mi piacciono molto le cose, sole, buone, amore, ma l'apertura di cuore è qualcosa di tecnico, lo fai da qua, lo apri perché lo vuoi, apri i polmoni, apri le spalle, apri il cuore, è un gesto anche fisico, e ti apri al nemico, alla difficoltà, è un fatto proprio fisico aprire il cuore, sta nella postura anche. Emozioni, vuol dire qualcosa che deve uscire fuori, ex moveo, devo farmi vedere. Infatti le emozioni nascono per farsi vedere, sono tutte sociali, servono per manifestare, smascherare quello che uno ha dentro, proprio perché siamo interconnessi e interdipendenti, dovremmo dirci la verità. Le emozioni, conoscere le emozioni sarebbe tradire la verità, però non ci insegnano né a leggerle né a crearle, per cui sono impulsi elettrici che attivano elementi chimici
neuropeptidi che trasmettono dati, istruzioni ai neuroni del cervello e ad altri percettori sparsi nel corpo. Sono istruzioni, dice, fai questa cosa e ti spinge a farla, sono spinte proprio, come se uno ti prende e ti spinge in una direzione. Se non avessimo emozioni saremmo morti, saremmo insignificanti. Cosa ci succede quando abbiamo un'emozione? Intanto si attiva un'esperienza soggettiva, e questo ce lo dobbiamo ricordare, è tua, non è di tutti, è tua. Poi attraverso di te può arrivare ad altri, però intanto falla tua, è tua. Sei tu che stai producendo quella lettura emotiva a quell'evento. Avvengono dei cambiamenti fisiologici, questo è importantissimo. Risposte periferiche regolate dal sistema nervoso autonomo, quindi il simpatico che si mette e risponde, ma anche il sistema neurovegetativo, cioè attraverso la respirazione, no? Che magari entriamo in affanno, sudorazione, battito cardiaco, contrazioni, tensioni, queste sono tutte risposte fisiologiche al fatto che dentro di te è nata un'emozione. Quindi nasce l'emozione, io faccio un'esperienza soggettiva, la chiamiamo sentimento, così, e si attivano immediatamente, contemporaneamente, qualcosa cambia nel mio corpo. E questa cosa, adesso la sottolineo, poi la riprendiamo dopo, ci fa paura, non ci piace. Figurati se ci piace mentre io parlo che mi suda l'ascella, mi stanno parlando delle persone. Beh, questa è una reazione fisiologica emotiva. No, ma non sto agitato. Emotiva, energetica. Non fa caldo in questa stanza. Però il mio corpo produce delle uscite. E io che rapporto ho con queste manifestazioni? Se non sono intelligente emotivamente, mi preoccupo. E raddoppio le problematiche fisiologiche. Contrazioni, tensioni cervicali, mal di testa, mal di qua, mal di là. Prima era una reazione fisiologica, poi diventa una patologia. Perché la sto ricreando io, la sto rigenerando io. Questo la riprendiamo questo discorso, perché è importantissimo per dominare le emozioni. Se non ci capiamo su questo, dobbiamo creare molto spazio tra la reazione fisiologica e la lettura della reazione fisiologica. Che anche quello va in automatico, è sballata. Poi ci sono comportamenti espressivi. Cambia... diciamo, cambiano le espressioni facciali, che sono, ne abbiamo migliaia a disposizione, con soli 42, se non mi sbaglio, muscoli, riusciamo a creare tantissime espressioni, cioè narrazioni di quello che abbiamo dentro, attraverso il viso, attraverso la gestualità, la postura, come ci siamo detti anche prima, del corpo, eccetera. Quindi c'è il corpo, narra, non solo più attraverso il respiro, il battito cardiaco, eccetera, ma attraverso un movimento, una postura, una gestualità, si sta iniziando a mettere in azione tutto il corpo praticamente. E il pensiero stava dedicato a una cosa, adesso è dedicato a un'altra, quindi viene influenzato molto il pensiero da quell'emozione che ci circola dentro. E se io ce n'ho molte in contrasto, il mio pensiero è conflittuale. Quindi ci sono influenze forti sul pensiero. Quindi vedi l'emozione, prima subito la respirazione, cose più immediate. Poi i primi comportamenti espressivi del corpo, movimenti, gestualità. Poi ti arriva qua pure l'informazione, perché la mente comincia a sballare e ci credi subito, credi che a tutto quello che sta succedendo, che è un problema che viene da fuori, quello che è, e qua se ne va generalmente in pappa, perché non ci hanno spiegato niente, non ti hanno insegnato, a massimo ti hanno insegnato a chiamare il dottore o a prenderti quella pillola o a fare quello, però a far capire che lì bisogna creare invece spazio, perché il corpo sa quello che deve fare, non ce l'hanno mai detto. Allora si mette di mezzo o la rubrica del pronto soccorso, oppure tutte le soluzioni d'uscita che ho o non ho, che comunque creano tensione mentale. È là il punto sul quale poi ci soffermiamo dopo. L'influenza del pensiero
automaticamente stanno supportando quello che sarà il comportamento reattivo. Griderò, urlerò, tirerò un pugno, scapperò, farò una cosa forte. C'è un pensiero che sta accompagnando questa azione. Quindi c'è poi il comportamento reattivo, sostenuto dal pensiero anche. Tutto molto veloce. Sono cavalli che ti prendono e ti portano in pochissimi centesimi di secondo tutto questo. Questa esperienza che hai appena fatto col comportamento va piano piano a modellare e a cambiare il tuo sistema del pensiero. Quindi cambierà il tuo terreno per le risposte successive. Noi, cercando di fare un lavoro da alchimisti, che trasmutiamo il piombo in oro, il nostro terreno sarà un terreno che, come è stato nel caso che ci ha testimoniato Teresa prima, piano piano comincia a dare frutti migliori. Ma noi possiamo coltivare il terreno per dare frutti sempre peggiori, eh? Ed è quello che facciamo. È quello che facciamo, perché ogni volta che noi facciamo tutto questo in automatico poi succede un'altra cosa, che qualcosa viene scritto nel cervello, dice: bene, ti sei comportato bene in quell'occasione, la prossima volta fai così e peggio di così. Quindi, perché giustamente ogni esperienza deve lasciare una traccia per dire: la prossima volta che cosa farai? Gestito in questo modo farai di peggio. E quindi noi inquiniamo il terreno, che è quello che facciamo. Cioè noi trasmutiamo l'oro in piombo tutti i santi giorni, perché tu sei in vita per un'energia che viene da una scintilla divina, la cui potenza non so quando noi riusciremo a comprendere quanto è. Una sola scintilla divina che sta dentro ciascuno di noi può creare universi. Cioè ha dentro di sé l'energia, non per andare in bagno a fare pipì o fare scrivere una cosa, per creare universi dotati di energia elettrica gratis. Ce l'hai tu quella forza dentro? Tutto questo ovviamente non può essere minimamente neanche compreso se non iniziamo a mettere mani appunto al potere emotivo che ci schiaccia. E quindi noi che cosa facciamo? Abbiamo l'oro, la nostra energia, che non potrebbe essere digerita da chi viaggia nelle basse frequenze, da chi ci sfrutta, e noi siamo degli alchimisti perfetti. Al contrario però, trasmutiamo la nostra energia divina infinitamente potente in frequenze di piombo che possono essere utili, nutrienti per altre entità. Questo facciamo. Perché ci perdiamo, per esempio, questo processo in consapevolezza. E ci sono due tappe, ve l'ho segnato, tutte e due. Una è quando ci sono i cambiamenti fisiologici, creare spazio lì. E l'altro qui, alla fine, quando tu hai un comportamento, entra in una funzione critica del tuo comportamento reattivo, perché se no tu scrivi un modello comportamentale che poi sarai alchimista che crei piombo continuamente in quella cosa lì. Magari a voi non interesserà, non a voi che partecipate, cioè alla gente comune questi discorsi non interessano, no? Però forse noi possiamo capirne, no? L'importanza.